Davida. Messaggeri selfie. Amo messaggeri amo. È domenica mattina, 19 maggio 2019. Io sono qui nel mio studio e voglio fare un videino che non so come si può intitolare. Ho appena fatto un video di aggiornamento sulla raccolta firme, per cui non dico nulla. Sto facendo un lavoro che mi piace molto, che è modellare il viso della Dana ispirandomi alla faccia di Chiara Lunedei, che trovo una faccia speciale, speciale. Non solo da mettere su Dana che ci sta a pennello, ma proprio in genere, perché per quella che è la mia conoscenza, no, della vita, il viso di Chiara Lunedei con le linee, i volumi che ha, eccetera, mi dà la sensazione di essere una persona che è sempre un po' innamorata nella vita, quasi struggente, ha questi occhi un po' così struggenti, colanti, no? Che nel caso di Dana, che è l'ennesima ragazza che si ritrova a fare l'amore con Dio, per cui voglio dire, quella volta lì ti va bene, no? Se hai come partner Dio, ti trovi male con lui, non hai proprio speranze di trovare qualcuno meglio di lui, no? Per cui Dana e Leda e tutte le persone che sono trovate a trastullarsi con Zeus hanno passato un bel momento. Ma tornando al viso di Chiara Lunedei, questo viso così pieno d'amore proprio mi ricorda, mi evoca il viso dell'essere umano consapevole. Consapevole. Per me un essere umano consapevole deve avere un viso che manifesta quel feeling lì. Essere innamorati ma a livello struggente di qualcosa che è nel tuo cuore, che non sei tu. Che non sei tu, che è nel tuo cuore, che colma il tuo bisogno di trovare la mancanza, e che quando la trovi ti sciogli. Negli occhi, nell'espressione di Chiara Lunedei ci sono questi volumi e sentimenti che cercare di mettere, fissarle nell'argilla è un gioco che mi emoziona, perché non è facile fare un ritratto di una persona. Un discorso è fare un disegno, un discorso è avere il 3D, no? che risulti da tutte le parti. E però quelle poche volte che ho fatto un ritratto somigliante su una persona, quando cominciavo a vedere che si affacciava, fiorava quella somiglianza, avevo sempre un'emozione di vita, di come se avessi toccato o raggiunto o assistito a una comunicazione in più che è avvenuta vera, che in realtà non poteva succedere. Con il gioco dell'arte vedo un'emozione che appare, e per cui sono molto contento di avere intrapreso questo giochino, intendendo che il gioco è la cosa più seria che un essere umano può fare nella vita. La cosa più seria è il gioco, non lo scherzo, infatti scherzare sono tutti bravi, a dire battute sono tutti bravi, ma il gioco serio che è la vita, no? Sono poche le persone che lo stanno affrontando, e io una l'ho conosciuta, e da quando l'ho conosciuta non l'ho più persa di vista, e per fortuna, perché non so immaginarmi come sarei adesso, a distanza di tutti questi 40 anni, non so immaginarmi, ma so che sarei veramente una bella merda, sicuro sarei diventato, se fossi arrivato all'età che ho adesso, di 65 anni, sarei sicuramente diventato una merda. Non forse delle peggiori, ma umanamente una merda, un impotente all'amore, uno che quando cerca di amare fa una carezza in realtà da un pugno, quando cerca di fare l'amore in realtà stupra,
no? Per cui impotente all'amore, handicappato all'amore. Puoi avere il cazzo più duro, più lungo, più grosso e snodabile del mondo, non va, non va. Se non lo conosci, l'amore, raccogli spine, c'è un cazzo da fare. Nella mia esperienza ho visto questo, per cui sono contento di questa cosa. E siccome la mia vita si muove, no? Si muove da sempre, da quando ho ricevuto la conoscenza, e poi anche prima, però ufficialmente da quando ho preso la conoscenza, la mia vita si muove artisticamente a livello lavorativo nel voler comunicare l'essenza di questa informazione che mi è arrivata. E cioè, informazione molto semplice, tutto quello che cercavo come soddisfazione negli altri, negli ideali, in realtà era dentro di me, solo che non ero in grado di riconoscerlo, perché dentro di me io non ci sono mai andato veramente, e quelle poche volte che mi sono dovuto ritrovare la consideravo sempre una prigione, mi dovetti accontentare, no? Un qui da solo, invece vorrei essere in compagnia di Tizio, Caio, Sempronio, se fossi allora sì, ma così che festa è? Solo con me stesso, è vero, lo dicevo l'altra sera a una persona, quando sei in prigione e vogliono punirti, non ti posso rimettere in prigione perché ci sei già, ma per punirti, darti la punizione più tosta, anche più tosta delle botte fisiche e delle torture, ti mettono in cella di isolamento, perché lì sei con la persona che non sopporti, tu. E non ti sopporti semplicemente perché non ti conosci, ma ti supponi, ti credi sempre qualcosa che non è quello che sei. Io almeno parlo per me, no? La butto maestatis, ma parlo per me. E scoprire che quella identificazione al quale sono stato attaccato tanto tempo, non sono io, e mollarla è una tale gioia. Una tale gioia, perché prima di tutto senti una leggerezza in te, è una vera identità, tu senti che sì, io veramente mi riconosco in questo sentimento di bellezza, mi rappresenta, quelli sono i miei veri documenti, per cui mollare quelle falsità, quelle menzogne, no? Che tu in qualche modo hai raccolto, ti hanno infilato a forza, però tu tieni ben ferme e il tuo patrimonio le difendi fino alla morte, no? Difendi fino alla morte il tuo aguzzino, come quella scena dei Simpson, che per me era per la magica, dove c'è Smithson che mentre Mr. Burns, il suo datore miliardario, che poi sarebbe l'icona del, che è Rothschild, no? Hanno fatto la faccia caricata di Rothschild, l'uomo più... Jacob Rothschild. Veramente, io quando l'ho visto solo una volta in un'intervista che un ragazzo ha avuto il coraggio di fargli, dove è andato a dirgli, ah, lei è il capo! In realtà è uno di quei pochi che ci stanno facendo il culo così, no? È andato lì e gli ha detto, ah, lei è... E lui non ci ha detto, sì, è vero. E allora, adesso che lo sai... Come per dirgli, patacca, adesso che l'hai scoperto, è tardi, comando io, no? Ecco, nonostante che sei presentato tra le righe, tipo, ok, sono il padrone del mondo, faccio quel cazzo che mi pare, e allora, cazzo vuoi? Io lo vedevo e mi faceva pena. Avevo quel sorriso, ma si vedeva che era la persona più sola del mondo, più sofferente del mondo. Non mi stupirei. Jacob Rothschild, se un giorno conoscesse la verità che c'è nel suo cuore, allora diventerebbe veramente bello, diventerebbe finalmente completo, un essere umano in pace, perché anche chi ci sta seviziando da sempre lo fa perché non è in pace. Perché quando troverà la pace smetterà di rompere il cazzo agli altri, perché sta bene, è innamorato. E quando ognuno di noi, se con ricordo
ci pensiamo un attimo, lo rivediamo un attimo. Quelle volte che tu sei innamorato, corrisposto, perdoni tutti, anche il nemico, sì, sei il nemico, però tutto scorre perché tu scorri. Per cui questo è un po' il video che ho fatto stamattina. Lo voglio chiudere perché io ho sempre paura di essere molto lungo per me stesso. Non so se c'è qualche altra cosa che volevo dire a riguardo di questi giorni qui. Ah sì, di BioBlu, ma non so, niente, non voglio parlare di niente. Qui ci sono ancora delle, ad esempio, ecco una cosa che volevo dire, però farò un video la prossima settimana dedicato alla Veritas, alla telefono mi chiama. Opa. Pronto? Ok, arrivi, va bene. Ciao, a fra poco. Ciao. È il cane Cooper che arriva, per cui adesso chiudo e poi magari riprendo un attimo per farvi vedere il cane Cooper che arriva e poi dopo vado a vedere che cosa ho combinato. Per il momento che uno di noi faccia tesoro del respiro che gli arriva il più possibile. No, tutto qua.